anche tua mamma? Video! Ci vediamo noi, ci vediamo video! Oggi siamo qui per provare una nuova box e la box in questione è... Zeynep! Zeynep! Allora, il nome non si è capito tanto bene, quindi andate nell'info box per il link. Zeynep! Già abbiamo provato questa box. Lo capisci, vero? Che tua madre è un po' ritardata. Ok. Ah, oggi abbiamo messo anche il brillantino. Comunque, già abbiamo provato questa box. È una box di snack giapponesi, questo ve lo dico bene. Sto piangendo, scusate. Ok, quindi abbiamo subito la box, ma prima di farlo vi ricordiamo come sempre di seguirci su Instagram e su Facebook e anche sulle storie. Poi iscrivervi al canale qui sotto dove c'è il testino, iscriviti. Poi attivare le campanelle. La campanella della scuola. Quindi mi raccomando, le storie di Instagram è molto importante perché lì ci sono i principali aggiornamenti dei video. Quindi andiamo subito avanti. Mettete mi piace e commentate in tanti. Commentate, fateci sapere che cosa ne pensate di questo video e di questo criceti. Non c'è ticchi, baby. E di questo bello criceti, un bello. Apriamo subito la box e vediamo cosa ci riserva. Bella, bella idea. Dici, fai il swipe up. Tipo siamo la Edward Cullen versione femmina. Perché fa caldo, fa caldissimo. Non so, si sta scollando tutto. Effettivamente ha fatto in wow, questo no. Oh, thank you very much. Ovviamente troverete all'interno della box sempre un foglio illustrativo. Primo ramen coreano, a quanto pare. Oh, mi sbaglio. Sì, è coreano. Che belli ramen, amo i ramen. Ok, quindi questo lo proveremo nella storia. Un altro video. Quei video dei ramen, sì. Buonissimi e fantastici. Dammi uno snack a mamma. Dammi uno snack. Ole! Cap noodles. Altro cap noodle. No, questo come quello proveremo a parte perché è un procedimento a parte dei ramen. Sì. Che cos'è questo? No, aspetta. Questo biscotto. Questo pacco è il pacco più grande di biscotti che abbiamo mai ricevuto. Questo, guarda. Non ho mai visto questo pacco di biscotti. Andate a vedere nei video precedenti, non è mai stato questo scatolo. Si chiamano salty vanilla cookies. Guarda qua. La vaniglia. Sì, diciamo che sono dei biscotti. Secondo me sono buoni. Inizia, guarda, c'è anche la pratica apertura. Se notate un certo vento di qua, perché il ventilatore ovviamente qua fa molto caldo. Che poi quei biscotti quelli là della nonna ci stanno. Ma, no! Wow, buonissimi! I biscotti danesi. Oh, si sente un altro gusto salato. Mm-hmm. Buono, Ci sono i biscotti al burro, si sente proprio. Fatti con il sale marino di Okinawa. Che buono! Top! Sembrano biscotti danesi, ma sono giapponesi. Amiamo questi biscotti, vero? Assolutamente sì. Ci piacciono. Vai avanti. Prossimo snack. Vedo dei salamini. Sì, voglio la carta, grazie. Salamini what? Vedo dei salamini. Cioè, passiamo dal dolce al salato come se niente fosse. Sì. Andiamo giappo. Spicy Gouda. Sono al formaggio? Sono dei cracker speziati al formaggio. Salamini, e sono semplici ma pieni di sapore. Testiamola questa cosa assolutamente. Giapponesi, odore. Odore formaggio del piede proprio. Proprio quello testato? Sì. Piede 100%. Ecco. Un grissino. Un cracker. Un po' piccantino, Spicy, sì. Ho provato snack più formaggiosi di questo. Questo non sa solo di forte. Il piccante si sente tantissimo. Per questo ti dico, sa solo di forte. E la croccantezza ci sta. La croccantezza ci sta, ma sa solo di forte e non niente di formaggio. Non... Direi ni. Ni. Ni perché non è né un sì. E né un no. Né un no. È una mia di mezzo. Sto anche affogando con il forte qui in anno.
Voci agri metaico! Così qua amiamo, amiamo! Quelli italiani! Non fai vedere, fai... No, ragazzi! Non interce- sono cracker al riso! Sì, che buoni, ma no, io amo! Sono cracker al riso, ragazzi, e sono io... l'aperitivo perfetto per noi che è una bella serata! Cracker al riso, vale. Spiced, dolci e salati, snack al riso fritti con un'aggiunta di mentaico. Che cioè? Cos'è il mentaico? Sanno di salsiccia? Proviamo. Ma oh, che buono, te lo dico, di... Oddio! Sanno di... Tacca. No, no, ma sono pure gigante. Wow, oddio, non ho mai visto questo. Adoro. Non potete capire. Chi adora questi snack al riso? Cucca piccini. Sono buoni, però non si sente molto, eh? No. Ma io amo. Appetitivo. Appetitivo troppo. Ah, sì. Ci piace! Non vedo quello che ho preso questa cosa, però ci piace tantissimo. Top, questo è il top di tutto. E vai col prossimo mentre Baby Daisy esplora. Ecco. Questi sono cookie. Choco chip cookie. La zia Maggie. Ah, questa è zia Maggie. Sì. Guardate, allora, come va? Dal packaging vedo che questi biscotti sembrano che abbiano dell'uvetta rossa all'interno. Però no, sono... è solo un'immagine. Gocce di cioccolato. È solo un'immagine questa. L'hanno fatto molto ciano. Però i biscotti sono così. Cioccolato. Speriamo che i due piccoli pezzi di cioccolato siano abbastanza soddisfacenti per te. Rispondi a questa domanda, sorella. Ma sicuro? Buoni, semplici biscotti burrosi. Infatti hanno una consistenza molto burrosa. Non sono assolutamente fragranti o croccanti, ma sono burrosini. E morbidoni. E morbidoni. Metto un ci piace. Sì, sì, facciamo un ci piace. Così. Non lo faccio. Next. Prossimo snack. Ok. Biscotti del cinese. Non è cinese, è giapponese. Oh, e poi è una busta molto molto grande. Iniziala ad aprire. Si apre così, ragazze. Caffè. Senti qui. Caffè. Caffè Kimbo. È espresso. Quindi? Pure. È espresso. Questa è lunga. È espresso. Matsunaga. Ah! A che gusto sono? Ah, caffè. È espresso. È espresso. Ah, espresso. Ma ce l'ha visto. No, vabbè. La più lenta nel comprare. Che cosa? Poi il zucchero. Un caffè amare. Però sono i biscotti più buoni al caffè. Che mi hai provato. Cioè, pare che ha mangiato una tazzina di caffè. Il gusto sta tutto nel biscotto, capito? Cioè, pare che... cioè, hanno messo il caffè nel biscotto. O il biscotto nel caffè. Vabbè. No, raga, buonissimo. Io odio il caffè. Ha scritto qua. Però sono biscotti. Espresso sandwich cookies. Se mai. Azienda Matsunaga. Ti voglio bene. Devo andare subito su internet a vedere quali altri biscotti produci, perché adoro. Un bel biscottino al latte, fantastico. Tu che dici, ex barista? Ci piace il caffè. Ci piace il caffè. Ci piace il caffè. E ci piace il biscottiello al caffè. Viene prima dell'ultimo. Melon soda gum. Perché stai leggendo è anche in inglese? Ragazzi, si sono aggiornati. Vabbè, la prima gusto. Ma che odore, ma noi giapponesi amano quando fanno le caramelle. Io ti amo quando apri i caramelle. Amo il giapponese quando fanno questo. Caramella della consistenza morbida, ma allo stesso tempo il gusto ci sta. Pieno di zucchero. A me piace. Però, no, cioè nel senso non è eccessivamente dolce. Richiama proprio perfettamente il gusto del melone. Totemo oishii! Totemo oishii! Le caramelle giapponesi. Sì, sono, riproducono perfettamente il gusto. Io le adoro. Sorella, io straconsiglio questa io box. Io vorrei le pocio. Come stiamo vedendo le pocio? Le pocio.
Le puccio, va buon. Puccio e zappindie. Puccio e zappindie. Puccio. Vai, ultimo snack, ultimo snack. Ultimo snack. Che cos'è? Dolce salato, dolce salato, dolce salato. Dolce! Appuru, soda gum. Che bella, guardate. È uno però. Che è uno? Te ne due. No. Si lo stripono in un femminile. Io faccio le bustine, io. Come provi? Come provi? Buona. Morbidose fanno. Cioè le caramelle morbidose fanno al gusto più strano del mondo che non si trova. Gusto mela. Allora. Cioè, raga. Però la mela si sente, non è che non si sente, capito? No, è infatti. Quelle caramelle non si sente proprio niente. Niente. No, e poi è difficile secondo me in Italia, qui in Italia trovare una caramella gusto mela. Zuccherata. Solo quelle là di Alberto. La bella con muso, sì. Forse sì, però non sono nemmeno zuccherate, quindi questa è unica e sola sulla faccia della terra. Zuccherosa. Adoro. Ci piace. Certo che sì. Certo. Raga, che dire? Questa box è piaciuta tantissimo. La box di agosto che si chiama Sugar and Spice Ramen più Sweets Mix Pack. Ci piace il top. Tantissimo. E innamorate di Giappone. Link nell'info box e video qui o qui, non mi ricordo dove escono le schede, per vedere la box precedente che abbiamo fatto noi. Ovviamente. Condividete, mettete like e seguiteci sui nostri social tutti quanti. Veramente ragazzi, venite a trovare anche sugli altri social. Noi vi auguriamo delle buone vacanze, delle buone ferie fatte tutti quante. E nulla, ci vediamo come sempre nel prossimo video snack. Bye bye, 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 bye.